zona della casa è di tutti i suoi averi? Attenzione. Io sono presente in questa scuola ormai da tanti anni. Credo che quello di oggi sia stato uno dei momenti più alti nella storia di questa istituzione scolastica. Si è aperto un dibattito, c'è un seminario su appunto diritto, giustizia, democrazia, in cui la presenza di un magistrato come il dottor Pitarresi, con una storia alle spalle importante, Pitarresi viene da Palermo, ha conosciuto Falcone, Borsellino, la presenza di un magistrato di così grande storia e spessore sicuramente arricchisce i nostri studenti. Ci tengo anche a sottolineare un fatto, che le istituzioni scolastiche, anche nei contesti apparentemente più periferici, come può essere il nostro, quello di Scicli, possono aiutare la crescita della comunità attraverso percorsi di formazione dei giovani che diano ai giovani tutti gli strumenti per crescere nella consapevolezza critica e per riuscire ad affrontare il presente in vista del futuro. Ecco, questo è un dato importante, cioè questo tipo di attività che la scuola svolge nella nostra città è un'attività che va oltre lo steccato tradizionale classico delle istituzioni scolastiche. La scuola è un pezzo della comunità e può anche essere un pezzo trainante della comunità, può diventare un modello virtuoso su cui anche altre istituzioni possono convergere in uno spirito di sinergia, di collaborazione, di costruzione del vivere felice, che penso sia l'obiettivo, debba essere l'obiettivo fondamentale delle istituzioni pubbliche. Sicuramente quello che noi tutti abbiamo capito è che la magistratura ci riguarda in prima persona. Siamo degli studenti, ma abbiamo costantemente a che fare con la giustizia e le istituzioni devono realmente rappresentarci e noi dobbiamo sentirci parte di esse. Parlare con un esponente del mondo della magistratura ci ha reso consapevoli di questo, ma soprattutto ci siamo davvero resi conto di quanto perseguire un ideale di legalità e di giustizia sia possibile a partire dal quotidiano fino ad arrivare ai più alti livelli dove lo Stato ha davvero grandi responsabilità. Il dottore Pitarresi ci ha parlato della propria esperienza personale e quindi ha ripercorso anche alcuni dei casi più ambigui che si è trovato a trattare. A volte si è trattato di abusi sessuali, a volte invece di intercettazioni mafiose. Quindi ci siamo resi conto di quanto l'uomo che si nasconde dietro il magistrato, quindi la veste professionale, in verità possa emergere in certe circostanze, ma che questo sia proprio l'elemento che salva l'umanità dello Stato.